Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent. Questo video uscirà il 31 dicembre, pertanto entrambi vi diciamo auguri di buon anno, ma potreste guardare questo video più avanti, perché rimarrà comunque sul canale, magari lo state guardando a Ferragosto, quindi vi diciamo anche auguri di buon Ferragosto, auguri di buona domenica, insomma, scherzi a parte, cominciamo! Sigla! Il 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, Capodanno, il momento in cui tocca rispondere appunto alla terribile domanda «Cosa fai a Capodanno?». Bene, io ho pensato di raccontarvi qualche breve aneddoto e quindi di raccontarvi tre Capodanni molto particolari che ho passato. Vi voglio raccontare il Capodanno che considero ad oggi più divertente, quello che mi è piaciuto di più, che mi ha divertito di più, il Capodanno più memorabile, quello che mi è rimasto impresso nella memoria per delle cose che mi sono successe, e il Capodanno peggiore, perché forse è il caso di raccontare anche questa esperienza, anche se è stata un'esperienza molto negativa, perché comunque è stata un'esperienza che mi ha fatto cambiare modo di pensare alle cose. Quindi cominciamo dal mio Capodanno migliore, il Capodanno più divertente, un Capodanno che ho passato con degli amici, avevamo organizzato un pigiama party a casa mia, adesso non ricordo esattamente quale anno è stato, quello che ricordo è stato il divertimento che c'è stato, perché noi, a parte una cena abbastanza normale, non abbiamo fatto il cenone, quello che volevamo fare era divertirci. Per divertirci avevamo noleggiato da Blockbuster tre film da guardare per far scorrere il tempo. Tre film pazzeschi, erano tutti estremamente comici. Quindi, dopo aver mangiato verso le 9:30, 10 meno un quarto, abbiamo messo su il primo film, che è un film svedese, Cops, che se non avete visto dovete assolutamente guardarlo, perché bellissimo. Successivamente, per la transizione alla mezzanotte, abbiamo messo su Galaxy Quest, che di nuovo, se non l'avete visto, per il martello di Graptar andate subito a vederlo, è una sorta di parodia dei film di fantascienza con le astronavi, in cui delle persone vengono messe di fronte alla realtà di dover avere a che fare con le astronavi e con le guerre spaziali, ed è una cosa allucinante, fatta benissimo ed è divertentissimo. Più o meno verso mezzanotte siamo arrivati alla scena dell'uscita della nave dallo spazioporto. Non faccio nessuno spoiler, tranne che in quel momento eravamo talmente impegnati a ridere che ci siamo fatti gli auguri a mezzanotte e 10. Praticamente. E il terzo film, che vuoi anche per l'inizio di avvinazzamento a cui eravamo arrivati, e l'orario, perché era l'una di notte, eravamo piuttosto stanchi, è stato, oserei dire, mistico. Toxic Avenger 4 Citizen Toxy. E non avevamo mai visto nessuno dei film della saga di Toxic Avenger. Come primo film abbiamo visto il capitolo 4, perché solo quello c'era da Blockbuster all'epoca, e ci aveva incuriosito un po' la trama. Come ripeto, è stata un'esperienza mistica. Questo è stato il Capodanno in cui mi sono divertito più che in ogni altra cosa, guardando dei film spettacolari in compagnia di amici, in sano relax. È stato veramente divertentissimo, infatti ancora lo porto nel cuore. Capodanno più memorabile per l'esperienza fatta. Questo mi ricordo l'anno, è stato il Capodanno 2000, il 1 gennaio 2000, quindi la notte finale 1999-2000, non tanto per la notte del 31, che è stato un normalissimo Capodanno su a Trento con i parenti, con i cugini, con gli zii, eccetera, bensì quello che è successo dopo, perché nell'arco della serata, della nottata, è stato un normalissimo Capodanno in famiglia, abbiamo mangiato, abbiamo brindato, abbiamo giocato, niente di particolare. Poi, dato che c'era una distesa di bambini verso l'una, l'una e qualcosa, siamo tutti andati a dormire, i bambini oramai erano tutti quanti crollati, e anche gli adulti hanno detto «sì, va bene, ma cos'altro dobbiamo fare?». Per mia stramaledetta abitudine mi sono svegliato alle 5:15 del mattino, che ho detto «va bene, dai, sono le 5:15 di mattina,
sera, non voglio sprecare l'opportunità, volevo vedere l'alba del 1° gennaio 2000 sui monti, sulle Alpi o sulle montagne in generale. Mi sono fatto la doccia, ho preso, sono partito in macchina, volevo decidere un posto dove andare e ho deciso di andare verso Riva del Garda. Sono arrivato a Riva del Garda alle 6 di mattina, facevano meno 18 gradi, un freddo pauroso. Ho continuato lungo la strada della Gardesana, lungo stradine laterali, così passeggiando tranquillamente, mi sono fermato, guardato l'alba sul lago di Garda e sui monti. È stata anche quella un'esperienza molto molto bella e gradevole, e poi sono finito a Salò a prendere il mio primo caffè dell'anno. A Salò c'erano ancora sui 15 gradi sotto zero, sono state le 7 meno un quarto di mattina. Mi sono preso il primo caffè dell'anno e gli faccio ristretto e «Senti, guarda, mettici giù l'etichetta nera, perché fa freddo, mi voglio scaldare». Era la prima volta che prendevo un caffè corretto, soprattutto la prima volta che prendevo un caffè corretto alle 7 meno un quarto del mattino. Quindi poi, uscendo dal bar, ho anche detto «Sì, ok, però insomma mi sono preso un caffè col brandy alle 7 di mattina, magari, non so, mi siederò un attimo, non vorrei che… non vorrei che cosa». Ma ha fatto niente. Cioè, l'unica cosa che ho ottenuto mettendo il brandy nel caffè è che mi ha intiepidito il caffè, perché dopodiché non ho sentito più caldo, non ho sentito più freddo, non mi è girata la testa, ma ha fatto nulla. C'erano 15 gradi sotto zero, praticamente, e ho l'impressione che avrei fatto meglio a prendere il caffè normale, almeno bevevo qualcosa di più caldo. Ma è per questo che mi è rimasta un po' nella memoria questo Capodanno, appunto da una parte il fatto che il caffè corretto a meno 15 non mi ha fatto nessun effetto, e dall'altra proprio il fatto di vedere il sole che albeggiava sul lago di Garda, sulle montagne, un po' di arrosadira, è una cosa molto particolare che mi è piaciuto moltissimo fare. E arriviamo al Capodanno peggiore della mia vita, quello in cui ho fatto più che altro l'esperienza peggiore della mia vita, perché il Capodanno in sé fu abbastanza normale. E quello che era successo la mattina del 31, che è stata la peggiore esperienza della mia vita, ed è stata l'esperienza che mi ha cambiato sotto molti aspetti. Dovevo fare le ultime compere, ero entrato in tabaccheria, stavo comprando le sigarette e il giornale, e di fuori c'era una sorta di piccolo parco, una specie di piccola piazza con un po' di verde, c'erano dei ragazzini che stavano tirando dei petardi, e praticamente quello che ho sentito è stato il botto cupo di un petardo assieme a un urlo. A un urlo che non è un urlo di spavento, non è un urlo di paura, è l'urlo di un animale scannato. È una cosa che... avevo preso le sigarette, stavo aprendo il giornale, ho proprio mollato tutto e sono uscito fuori di corsa. E c'era questo ragazzino che urlava e che si teneva la mano sanguinante. L'abbiamo soccorso, c'era chi cercava di chiamare un'ambulanza, eravamo abbastanza vicini all'ospedale, c'è chi mi ha dato una pezza e abbiamo cercato di bloccargli un po' l'emorragia, e, insomma, eravamo vicini all'ospedale, l'ho preso, l'ho accompagnato in ospedale, io e l'amico che era con me, eravamo proprio poche centinaia di metri, e l'hanno portato dentro di corsa, quasi non hanno fatto medicazione, praticamente, viste le condizioni, hanno cominciato a medicarlo, ma hanno detto «va bene, intanto chiamiamo il chirurgo», e io sono rimasto fuori, ho fatto il verbale alla polizia che avevo portato questo ragazzino di 12 anni, non conoscevo nemmeno, praticamente. Nel frattempo sono arrivati gli amichetti, sono arrivati i genitori, sono arrivati i genitori di questo ragazzo. Sono rimasto in ospedale per sentire come procedevano le cose. Il ragazzino è entrato in sala operatoria dopo meno di un'ora, forse. Comunque ci hanno confermato che ha perso tre dita, due dita e buona parte di un terzo dito. E sono rimasto particolarmente colpito proprio da questo discorso. Sono notizie che senti al telegiornale, che succedono agli altri. Non ti succede a te di vedere un ragazzino di 12 anni che si fa saltare via le dita con un petardo. Poi vedi che invece queste non sono solo notizie che senti al telegiornale, ma cose a cui assisti in prima persona, e sono cose che ti segnano dentro terribilmente. Io, sino a quel momento,
cercavo di viverla con calma, con ok, c'è una persona che si è fatta male, l'abbiamo soccorsa, e sentire che quel ragazzino di 12 anni ha perso tre dita, sono quelle cose, sono rimasto sotto shock, sono tornato a casa e è stato un capodanno con toni minori, non mi sono sentito bene, sinceramente è stato qualcosa che mi porto ancora adesso nel cuore, mi porto nelle orecchie quell'urlo straziante che ho sentito, è una cosa che, come ripeto, mi ha cambiato moltissimo sotto vari punti di vista, anche nel mio modo di vivere e gestire le emergenze, questo sicuramente. Questi sono stati i miei tre capodanni più particolari. Adesso, per quest'anno, quello che ci aspetta è semplicemente un capodanno in casa, in sano relax, in compagnia di mia madre, anche perché lavorerò la mezza giornata del 31 dicembre, per cui il pomeriggio e la sera semplicemente mi riposerò, guarderò un po' di arretrati YouTube, guarderò un po' di serie TV arretrate, perché ho un po' di spazio e un po' di tempo che non devo ritagliarmi, e quindi passerò un capodanno di puro relax, che è quello di cui ho bisogno, sinceramente. E voi, invece, che programmi avete per il capodanno? Oppure, se è già passato il capodanno, che cosa avete fatto per questo capodanno? Vi siete divertiti? Siete andati in piazza? Siete stati con gli amici? Siete stati con i familiari? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Naturalmente questo vlog rimane sul canale, quindi se lo state guardando a Ferragosto potete raccontarmi quello che avete fatto a Ferragosto, o comunque quello che avete fatto a capodanno otto mesi fa, che ci vuole, sempre nei commenti qua sotto. Va bene, io direi che ho concluso, sono Grizzly, lui è Kent, di nuovo vi auguriamo di passare un capodanno piacevole, divertitevi, fate un po' quello che vi piace, raccontateci un po' come passerete questo capodanno, oppure se è il primo gennaio come avete passato questo capodanno. Per il momento, se con i miei aneddoti sono riuscito a intrattenervi, a farvi conoscere tre film interessanti, o a farvi cambiare idea sui botti di capodanno, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che per il 2018 ha anche un nuovissimo aroma ancora più gradevole. Inoltre, se seguite anche il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!